Può prendere la parola l'ultimo iscritto a parlare dell'informativa, che è il senatore Morra, per 10 minuti. Prego. Senatore Candiani, io la ringrazio per aver anticipato il mio intervento e per aver esplicitato che avrei trattato questioni afferenti l'incarico istituzionale che ricopro da novembre del 2018. Quello stesso incarico istituzionale per cui spesso e volentieri, molto più spesso di quanto non si possa credere, io mi debbo rapportare, come giusto che sia, con prefetti, con questori, con autorità che sul territorio, rappresentando il governo, debbono garantire i diritti costituzionali ai cittadini. E le posso garantire che, avendo sentito immediatamente chi rappresenta lo Stato, il governo a Napoli, io ho avuto la certezza di come quelle stesse persone, dal primo all'ultimo della catena di comando e non soltanto, fossero del tutto impegnate con tutte le loro energie per garantire che a Napoli, così come a Roma, così come a Milano, così come a Torino, l'ordine democratico che la Repubblica ha istituito dal 1 gennaio 1948 non venisse violato. Io poi voglio anche approfittare di una singolare coincidenza, Ministro, e lo dico a voce bassa perché questo è il momento in cui bisogna ragionare, bisogna abbassare i toni, come ha fatto per esempio l'ex sottosegretario Candiani, come ha fatto anche il rappresentante di Forza Italia dal MAS, come però non tutti hanno fatto in precedenza, anche dei gruppi che, richiamandosi alle possibilità dell'opposizione, volevano far capire quanto loro fossero disposti a dialogare. La senatrice Garavini ricordava come in funzione della legge Mancino si potrebbe sciogliere Forza Nuova. Io ricordo a me stesso che oggi è il 28 ottobre e il 28 ottobre del 1922, secondo gli storici, iniziò una marcia che poi si concluse molto tristemente per il nostro Paese, alimentando 20 anni di cancellazione delle libertà personali e sociali, alimentando un'ideologia a cui tanti che sono scesi proditoriamente in piazza a Napoli e non soltanto si richiamano. Ora, io vorrei far comprendere a tutti che è nell'interesse di chi è veramente democratico e non soltanto a parole richiamarsi a gorgia, come ha fatto appunto il senatore Dalmas, quando ha ricordato che la politica può e deve essere in qualche modo esempio. E l'esempio con cui noi dobbiamo tutti i giorni confrontarci non è tanto, o meglio, non è soltanto, senator Casini, l'esempio di chi predica in un modo chiedendo collaborazione, offrendola e poi abbandonando l'aula. L'esempio è quello di chi, anche occupando seggi parlamentari, ha sostenuto che l'epidemia si potesse fronteggiare con lambrusco e salame all'aglio, perché anche questo alcuni noti parlamentari delle cosiddette opposizioni hanno avuto modo di far sapere urbi e torbi, approfittando, lasciatemelo dire, di una TV trash che permette a tanti negazionisti oltre ogni logica di poter dirla qualunque pur di ottenere share. Perché dico questo? Perché il Ministro ci ha ricordato che in questi contesti, per come anche le immagini che sono state quasi quasi vivisezionate hanno potuto accertare, non soltanto ci sono stati militanti dell'estrema destra, animatori di centri sociali, ma ci sono stati anche negazionisti che forse hanno tratto forza dal fatto che c'era qualcuno che la mascherina se la strappava come se fosse la prima castrazione delle libertà individuali, perché si voleva istituire una dittatura sanitaria. E adesso queste stesse persone che hanno difficoltà a lavorare con la mascherina, e badate, la mascherina è l'ultimo
dei fastidi. Io ricordo a me stesso una parlamentare che alla Camera dei Deputati, essendo affetta da gravi patologie, ha ricordato all'Aula che se lo poteva fare lei, lo potevano fare tutti. A tutela, oltre che della propria dignità, anche e soprattutto del bene sacrosanto, della salute, che appartiene a tutti e soprattutto ai soggetti, senator Calderoli, come lei, con difficoltà relative al fatto di essere, dal punto di vista delle sue difese immunitarie, più provato di altri, perché lei pochi giorni fa ha scritto qualcosa sui suoi social che a me sarebbe piaciuto far leggere a tanti suoi colleghi, esattamente come questi inviti provengono da altri suoi colleghi che dimostrano grandissimo senso di responsabilità, salvo poi essere puntualmente sconfessati da chi ha più tribuna, più palcoscenico e detta la linea. E la linea qual è? Il governo non fa niente, il governo non ci chiama. No, attenzione. Io ho ascoltato tutti e per esempio devo dire che l'invito che ci è stato fatto, quello sì, Ministro, di per esempio potenziare ancor più la polizia postale, mi sembra un invito doverosamente da valutare e da assecondare, perché è stramaledettamente vero che sui social si realizzano inviti che in tempo reale portano decine, forse centinaia di manifestanti che non aspettavano altro a scendere dai quartieri spagnoli, dalla Pigna Secca, lì dove poi a Napoli ci sono stati problemi. Perché vorrei ricordare a tutti che a Napoli in particolar modo, e le immagini sono state chiarissime, due mezzi delle forze dell'ordine hanno subito dei tentativi di isolamento e poi per fortuna sono riusciti a ritornare dalla parte giusta senza che si realizzasse la tragedia. Perché forse qualcuno si è dimenticato che a Genova, 19 anni fa, per una situazione che doveva essere impedita, c'è stato qualcosa di allucinante. Qualcosa di allucinante che poi rimane come un macigno sulla coscienza collettiva del Paese. E allora, proprio perché bisogna abbassare i toni e bisogna ragionare, Ministro, io la ringrazio perché mi era sfuggito un dato, senator Candiani, è un dato su cui vorrei tutti quanti ci soffermassimo. A Milano, per i disordini che si sono verificati la notte del 26, su 28 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria, ben 13 risulterebbero essere minorenni. Io ho sentito dire dal senator Candiani che quando le manifestazioni si sviluppano soprattutto nei centri storici, si deve essere ancor più allertati per prevenire. E mi domando perché le borgate sono per caso centri di residenza di cittadini che non sono tutelati dalla Costituzione italiana? Perché dobbiamo ancora distinguere con un'ottica quasi quasi classista chi è cittadino del centro storico e chi è cittadino del quartiere degradato? Forse è motivo di scandalo e dunque di riflessione per chi vuole una politica alta evitare che vi siano zone delle nostre città, zone dei nostri paesi in cui il degrado sociale sia massimo. E allora ricordo a me stesso che la vera politica è politica che pratica la coesione e non l'estremizzazione. È coesione, ed è qua che io lancio una proposta sia al governo, sia alla maggioranza di governo, di cui io stesso faccio parte, sia alle opposizioni tutte. Coesione significa, piuttosto che annullare le distanze e le differenze, quantomeno ridurle, far capire a chi è indietro che c'è qualcuno che sta davanti, che lo sta aspettando. Bene, io appartengo ad una forza politica che da quando è nata ed ha mandato qui in Parlamento suoi eletti, ha chiesto a tutti gli eletti di essere capaci di rinunciare a qualcosa delle loro indennità, perché con questo qualcosa si mandava un segnale forte a chi era meno fortunato. E allora, se noi vogliamo far capire anche in termini di ristori a chi ha partita IVA, a chi è lavoratore autonomo,
a chi in qualche modo sperimenta nel quotidiano che cosa sia la difficoltà del resistere, beh, un segnale forte da parte non soltanto dei parlamentari. Grazie. Ma di tutti coloro che appartenendo a... Concluda però. Sto concludendo. Non vedo perché lo dice con tono arrabbiato. Concluda. Concluda. Presidente La Russa, sto concludendo. No, no, a tempo come gli altri, forse, supplementare. Forse mi debbo, lo apprezzi. Mi debbo pentire per il fatto di non essere stato capace di farglielo capire, però cerco di farglielo capire dicendolo. Per cui sto concludendo. Stavo dicendo, ci sono tanti burocrati, ci sono tanti dirigenti, funzionari di pubbliche amministrazioni, ci sono tanti lavoratori dipendenti che in questi mesi in qualche modo non sono stati minimamente toccati dal punto di vista stipendiale, e pertanto lancio l'idea di un contributo di solidarietà che potrebbe essere un segnale forte per quell'Italia che ha difficoltà e che deve capire che si è tutti sulla stessa barca, a cominciare da chi presiede attualmente l'Aula.